42. Ciao popoli Lega Nerd, sono a Venezia, la 74esima mostra del cinema. Nella sezione Orizzonti ho visto il film Brutti e Cattivi, opera prima di Cosimo Gomez, che in realtà è un grande scenografo e per la prima volta si mette dietro la macchina da presa come regista dopo aver vinto con questa sceneggiatura il premio Solinas. Protagonisti questi freaks molto improbabili che faranno un percorso tra risata, trash e kitsch un po' particolare. Ho intervistato per voi il regista Cosimo Gomez, ma anche i protagonisti Sara Serraiocco, Claudia Santamaria e anche Marco D'Amore. Quindi siete curiosi di sapere quello che mi hanno raccontato? Io vi consiglio di restare per con me. È stata una grande opportunità fare questo film e comunque il regista Cosimo Gomez mi ha dato l'opportunità di interpretare questo personaggio. Siete un po' i Fantastici Quattro, anche se manca Plissé, quindi c'è l'uomo invisibile in questo momento, ma se i vostri personaggi potessero avere un superpotere, quale sarebbe? Claudio, non mi picchiare. Il mio personaggio, il superpotere che vuole sono le gambe. La cosa bella poi di questi personaggi è che sono uno con l'altro, si fregano uno con l'altro, ma sono tutti spinti e mossi da un sogno. Il mio personaggio sogna di avere le gambe, di mettersi finalmente i camperos, i Kentucky, con cui sarà alto 1,85, di mettersi il cappello da cowboy, la camicia con le frange. Lui ha una collezione di stivali e la collezione di Tex. Lui sogna quello, quindi quello sarebbe il suo superpotere. Invece il mio personaggio sogna di essere amata per quello che è, comunque anche senza braccia, perché la ballerina utilizza il suo dolore e la sua mancanza come riscatto sociale e quindi utilizza le armi della seduzione ed è una vera donna, ecco, e vuole essere amata per quello che è una donna. Voi fate un riferimento a un certo punto al Signore degli Anelli, dite Frodo, no? Io ho pensato moltissimo all'anello, no? Un anello per domarli e per ghermirli, ma secondo voi nel film c'è un anello, una chiave di tutto che ghermisce in realtà poi i personaggi? Ma secondo me sono tutti fottuti dall'amore. A loro modo l'anello è quello, ciascuno di loro è mosso da questo sentimento che è declinato davvero in maniere tanto diverse, ma nel film così come nella vita l'amore ti frega sempre, quindi tutti a loro modo rimangono fregati. I freaks al cinema ultimamente li abbiamo riscoperti anche nella lunga serialità. Non è facilissimo portare il freaks al cinema, soprattutto come l'ha portato lei, perché in realtà parla di, diciamo, sono personaggi disabili, quindi personaggi piuttosto fragili e complicati, però lo fa con uno stile assolutamente acceso, estroverso, diciamo. Le difficoltà di portare questo tipo di film al cinema? Ma io credo che alla fine, nonostante il percorso del film sia stato lungo, in realtà io ho trovato subito persone che ci hanno creduto. Quindi non ho un ricordo di una difficoltà dal punto di vista soprattutto dei produttori di Rai Cinema di amare questo film, volerlo produrre. È stato ho trovato comunque degli orecchi molto disponibili. Per quanto riguarda i freaks, ci terrei a sottolineare una cosa che è stata un po' la molecola alla base dell'idea di Brutti e Cattivi, che appunto la disabilità di cui tu hai parlato. Cioè è essenzialmente un film sull'uguaglianza. Cioè l'idea di Brutti e Cattivi mi è nata proprio frequentando disabili, normalmente, amici anche, e vedendo come sia, a volte certi atteggiamenti pietistici, no? Che fastidiosissimi per il disabile, e mi hanno fatto pensare al concetto dei disabili cattivi. Da lì è nata un po' l'idea, quindi, di scegliere una strada abbastanza comune, quella di una rapina in banca, e quindi per un concetto di uguaglianza, che siamo tutti, possiamo essere buoni o cattivi, ovviamente anche il disabile. E quindi poi questa cosa, ecco, tornando alla tua domanda, però devo riconoscere questa cosa è piaciuta subito. Anche ai coproduttori francesi, cioè insomma poi è stato difficile forse riuscire ad arrivare a tutto il budget necessario
per fare il film, perché nel film ci sono molti effetti digitali, perché comunque i due protagonisti, che sono appunto Claudio Santamaria, che sono sei protagonisti in realtà, perché è un film abbastanza corale, però le due persone con le disabilità più gravi, che sono appunto il povero Claudio Santamaria, che è un uomo senza gambe, e Sara Serraiocco, che interpreta il ruolo della ballerina, una donna senza braccia, hanno richiesto un lavoro enorme di effetti digitali e anche una tecnica di ripresa abbastanza difficile. Quindi diciamo, se parliamo di difficoltà, è stato forse più difficile arrivare a raggiungere il budget necessario e il fabbisogno tecnico per fare il film, piuttosto che la difficoltà nel far capire che l'idea sarebbe potuta essere interessante in un film italiano. Quando ho letto Brutti e Cattivi, prima di vedere il film, ho pensato al film di Ettore Scola, Brutti, Sporchi e Cattivi. Mi domando se ci sia un riferimento, e subito dopo averlo visto, poi però ho pensato, in realtà non sono poi tutti così brutti e cattivi in questo film. Per me Ettore Scola ovviamente è uno dei registi che amo di più. Brutti, Sporchi e Cattivi è un capolavoro. Per me è sempre stato un capolavoro, è stato ovviamente un faro, quindi non mi permetto nemmeno di paragonarmi a quel film, e ti ringrazio che l'hai citato, cioè mi sento un po' il qui qua del rispetto a un grande come Ettore Scola. Tutta la sua cinematografia io la amo particolarmente, come anche di altri grandi registi di commedia italiani, Mario Monicelli, Vittorio De Sica. È chiaro che ognuno di noi ha una parte brutta, una parte cattiva, e poi in fondo che cosa significa essere cattivo? Cioè ognuno dei personaggi del film lotta per sinceramente per avere una vita più felice, quindi dentro di sé pensa di essere buono, no? E quindi di fatto lo sono. Forse ecco il papero alla fine, e forse anche un po' questo il tema del film, perché alla fine il tema del film non è proprio la disabilità, il tema del film è l'amore, nel senso che il film, il papero ottiene alla fine tutti questi, ottiene un risultato, di vivere, ottiene una felicità che nasce nel momento in cui lui per la prima volta diventa generoso, che è il momento in cui lui decide di aiutare un'altra persona. Cioè, in realtà tutto il film, questi personaggi inseguono la felicità in modo egoistico e quindi finiscono tutti male. Lui invece, nel momento in cui ha un atteggiamento generoso verso la perla, in realtà poi sarà l'unico che avrà un premio. Come sapete, se tutto va come deve andare, al massimo si fa un anno e mezzo di galera. E poi quando usciamo dal carcere, dividiamo tutto in parti uguali. Dai, che c'è, bevitate. Io mi fido. Ci fidiamo. Allora dai, Siamo ricchi, cazzo, siamo ricchi! Noi metto culo a voi, non voi metto culo a noi. Ho appena perso tutto quello che c'avevo, mi hanno tradito. Guarda che sta pure lo ammazzo di tanto giro. L'abbiamo fregato come un bambino. Siete in arresto. Sono cazzi vostri! Sì, ma falla chiudere bene la cella. Che ormai mi conosci. Cazzo, che fiatella, no? Cazzo, te sei fumato un sorcio morto. Beh? Guarda che roba, pare Frodo. Frodo!